Ok, mi è arrivata la notifica Facebook che Double Clutch è in diretta, quindi ci siamo. Ciao a tutti qua Luca di Double Clutch, come ogni venerdì, oggi siamo di unboxing live alle 12.45, oggi un po' più, ma siamo perfetti, puntualissimi, incredibile, pazzesco. La fame. Tra l'altro oggi abbiamo sia gli utenti live come voi proprio qua davanti che gli utenti live qua di lato, perché c'è il campout per le Jordan 1 che ho qua, ve le faccio vedere solo la scatola proprio. Mi tengo le ultime due bombe per dopo, la Jordan 1 c'è, la Obsidian, ma appunto è già iniziato il camp out che con i ragazzi, che sicuramente qualcuno starà anche seguendo il live qua. Partiamo con quello che è il vero e proprio unboxing, quindi partiamo dalle scarpe. Abbiamo un nuovo modello by Puma Hoops che secondo me avrà tanto da dare, si chiama Legacy 68, dedicato a quello che è, beh, intanto un bang bang lo devo fare perché è sempre Puma Hoops, ragazzi, è tornata Puma nel basketball, ci siamo dopo le Core Disrupt, ci sono queste Legacy che sono dedicate alla classica collezione che in teoria è proprio del 68 se ho capito bene, quindi quella con le bande laterali nere, classica felpa bianca con bande laterali nere, per farvi capire, per ricordarvi un po' com'è. È una scarpa che si posiziona su un retail price di 110 euro, quindi secondo me molto molto bene. Intersuola in Energy Beats, che non sono Energy Beats ma è Hybrid, aspettate che metto un po' luminosità su Instagram, scusa, ho fatto ballare tutto perché non si vedeva bene il bianco. Materiali molto buoni della Tomaia, ovviamente faremo la performance review, la presentazione tecnica a breve. Siamo ripartiti, siamo carichi, in realtà vogliamo anche cambiare, ve lo anticipo qua, il modo in cui registriamo le presentazioni tecniche, perché il software che stiamo utilizzando ad oggi non ci dà tutte le soddisfazioni che ci dava prima in termini di qualità, quindi sappiate che ci stiamo lavorando, perché tanti di voi ci hanno dato dei feedback insomma a riguardo. Sempre Legacy 68, ma questa volta abbiamo una colorazione che si chiama Dark Mode, molto particolare. Una cosa da sapere su questa scarpa, la devo provare ancora, vi dico che in generale da quello che ho visto è una scarpa molto molto basica, molto confortevole, ma soprattutto l'intersuola è molto vicina al Boost, perché l'Hybrid è il Boost di Adidas che è stato liberato dal brevetto e quindi utilizzano tutti, tra cui appunto Puma. Molto bella la suola, sembra molto aggressiva in termini di traction, e 110 euro di retail price secondo me molto molto bene, una classica team shoe molto easy. Andiamo avanti con quello che è invece il brand concorrente numero uno di Puma, i due fratelli che hanno scazzato, volevo dire proprio litigato ma non mi veniva, quindi volgarità, scazzato di brutto. Qua stiamo parlando delle Three Stripes Don Issue One, queste si meritano un bel bang bang perché è dedicata alla tuta di Spider-Man che gli ha regalato il grandissimo Tony Stark, detto appunto Iron Man, per chi non ha presente. Tra l'altro questa è la settimana che vedo sempre le storie di Gianluca dedicata alla maratona Marvel Avengers, insomma. E tra l'altro sono tantissimi film correlati, io non la farò mai quella maratona perché... Se la stanno giocando lui e Nitro, ho visto. Mamma mia, oh pazzia. Comunque questa colorazione è veramente molto molto bella, molto d'impatto, il rosso è veramente bello, spero si possa capire bene anche in camera, anche sullo schermo, e con appunto questi contrasti in oro che richiamano proprio il personaggio di Iron Man. Don Issue One, che a 100 euro secchi si posiziona, praticamente è una delle più vendute a gamba tesa, proprio entrata a metà, verso la fine del 2019, già è una delle più vendute di quest'anno. Una delle tue preferite anche? Sicuramente sì, anche una delle mie preferite. L'unica cosa che mi ha sempre lasciato in dubbio è il peso, nel senso che è un pelino più pesante di quello che speravo, come anche la Puma, stessa cosa. La Puma è leggermente più pesante di quello che speravo appunto. Però qua abbiamo un'altra scarpa invece che si posiziona come peso veramente al top. Stiamo parlando della Next Level, la Laceless Shoe, scarpa da basket completamente senza lacci, ormai la conosciamo. Abbiamo la colorazione Legend Earth, che è una colorazione che abbiamo già visto con la collezione Pro Bounce, sia alta che bassa. Mi sa che l'alta non l'abbiamo presa, ma la low top sì. Ce l'abbiamo anche l'alta? Ottimo. Ah sì, eccola lì, non la vedevo. Potremmo fare una foto con tutte e tre le bombette insieme di Adidas Hoops. Comunque in generale da sapere qua, Light Strike come intersuola, che è la cosa più figa in assoluto, dopo ovviamente la Tomaia senza lacci. Tutte queste scarpe tra l'altro sono già disponibili su doubleclutch.it, perché se non sbaglio
ma non hanno data di lancio. Retail price di queste è sicuramente più alto delle altre, ecco, si posiziona come le prossime scarpe che stiamo per far vedere di Nike. Qua siamo a 180 euro. La Don Issue esce domani. Ah, ok, perfetto, grazie. Don Issue 1, colorazione Ironman, praticamente esce domani, mi correggo. 180 euro, anche qua abbiamo una nuova scarpa di Nike e questa è un gioiello. Stiamo parlando della Nike Alpha Dunk, una scarpa che si posiziona più o meno come fascia, praticamente come fascia di mercato, come tipo di prodotto, sulla linea Elite della Hyper Dunk 2017-2018, dove c'era appunto la Hyper Dunk a 140 euro e poi la Hyper Dunk Elite o Flyknit, quello che era, a 180 euro. Questa appunto sostituisce la Hyper Dunk di livello alto, mentre la Zoom Rise o Rise sostituisce l'Hyper Dunk normale essendo a 140 euro. Dopo in teoria abbiamo una colorazione, sì, da farvi vedere, da sapere qua, ovviamente la performance review arriverà. Questa colorazione è dedicata alla Dunk of Death che Vince Carter ha fatto nel 2000 ad Atene contro Vase, mi pare, dove gli ha schiacciato in testa di brutto, ma tutti la conosciamo, abbiamo fatto anche delle storie bellissime dove abbiamo riproposto la schiacciata. Tra l'altro quella schiacciata, se qualcuno di voi ce l'ha, io sto cercando il video dove c'è quel giocatore, appunto Frederick Weiss, che racconta il fatto che lui non è più riuscito a giocare a basket praticamente dopo. La sua carriera è stata rovinata da quella schiacciata lì. Se qualcuno ce l'ha, per favore me lo mandi in privato, me lo linki, perché mi interessa rivederlo. Un'altra Alpha Dunk dedicata ad un'altra schiacciata incredibile. Stiamo parlando della schiacciata del Dunk Contest dove Aaron Gordon si è passato la palla sotto al sedere saltando sopra alla mascotte degli Orlando Magic. La colorazione si chiama appunto Pure Magic ed è veramente una bombetta anche questa. Molto belli dettagli sullo swoosh, questa sorta di crepe, ecco, sullo swoosh, molto, come si può dire, sono, è tipo olografico anche, ah, sì, sì. Nel senso che cambiano muovendo la scarpa, e nella parte, nella scarpa destra di là avevamo USA Basketball, mentre qua USA Basketball, mentre qua abbiamo la parola Flight. Molto molto belle anche queste, devo provarle bene anche loro per darvi il mio parere, ma ovviamente uscirà il video di presentazione tecnica. Tra l'altro tutte le domande che sto vedendo adesso su Instagram, non so Facebook, ma qua siete veramente carichi e molto attivi, per le domande in generale o messaggi o Q&A live il martedì, perché adesso appunto nell'unboxing non posso guardare tutto, altrimenti non finiamo veramente più. Mi tengo qua le ultime due bombette, vi faccio vedere la Zoom Rise o Rise, nuova colorazione, base bianca, molto carina anche e soprattutto per il giallo nell'inner lining, che secondo me è un pezzone. Questa scarpa, vi ripeto, si posiziona a 140 euro di retail price, performa sicuramente alla grande, è una team shoe classica che può essere vestita veramente da tantissimi diversi giocatori. Tra l'altro su questa cosa dei giocatori, che ultimamente ripartendo la stagione arrivano un sacco di domande tipo alto 1,50, guardia tiratrice, cosa mi consigli? Ne parleremo nel Q&A live, perché bisogna ripetere anche come si sceglie una scarpa da basket. Sappiate ovviamente che per tutte queste cose facciamo i video di presentazione tecnica, e per quello è il top, ecco, per scegliere la scarpa. Molto bella anche qui la outsole, molto aggressiva, i performance reviewer americani, tra cui Nightwing, ne parlano molto molto bene. Lanci invece di domani, insieme alla Don Issue 1 di prima, abbiamo una nuova Greek Freak, anzi Zoom Freak 1 di Giannis Antetokounmpo, scusate. Bang bang, stiamo parlando della colorazione Roses. Secondo me questa gran scarpa a Francesco non convince, non ho capito. Cos'è che non ti convince? Un po' troppo... troppo bianca? Sì. Troppo pure? Sì. Beh, a me piace tantissimo invece proprio la silhouette, sapete che mi piace tanto lo swoosh al contrario, qua parliamo più che altro di Zoom Freak 1, ma mi piace tantissimo anche la suola che si intravede lateralmente, quindi il rosso, questo dettaglio rosso che richiama ovviamente i loghi del Greek Freak e dello swoosh appunto davanti, 34 sempre dietro a riprendere la bandiera greca, ma anche il contrasto appunto con il gold
secondo me è veramente pulitissima, veramente fantastica. Ovvio, la scarpa bianca si sporca subito, però se fate come me, salviettina ogni volta che la utilizzate e via. Non è Retail, l'unica cosa che mi piace. Le roses qua dietro, cos'è che ti piace? Sotto la suola. Ah, ok, la suola. La suola ovviamente richiama proprio il tema delle rose, quindi il fiore preferito dal padre di Yannis, che purtroppo ci ha lasciato il mondo anni fa. E appunto in questa scarpa in particolare abbiamo queste porzioni che non sono translucent, quindi non sono trasparenti, mentre in tutte le colorazioni viste finora, se non sbaglio proprio in tutte, era trasparente. Retail price 121 euro, quindi è veramente una delle migliori scarpe sul mercato ad oggi come rapporto qualità-prezzo, e disponibilità discretamente limitata. Adesso siamo in alta stagione, quindi anche scarpe del genere vanno a ruba in pochissimo. Ci siamo, speriamo che i ragazzi fuori non facciano casino quando tiriamo fuori le scarpe. C'è un po' di pressione lateralmente dalla crew che guarda dalle vetrine. Comunque stiamo parlando della Jordan 1 Obsidian, colorazione Sail, anzi ve la faccio vedere perché sennò vi incazzate subito. Bang, bang, questa è la Jordan 1 di cui si parla, la tanto ambita Jordan 1 Obsidian. Due settimane fa tra l'altro è uscita la Black Toe Satin, che anche quella ha avuto un bel camp out. Qua non ci aspettavamo in realtà così tanta affluenza, ma bene così. Abbiamo deciso di fare in store only anche di questa. Come sempre andate a vedere anche le mie stories, la mia diretta di ieri su Luca.Quattrone, dove spiego bene come gestiamo i camp out. Ovviamente ringraziamo tutti quelli che partecipano e soprattutto quelli che rispettano quello che è le nostre direttive, le nostre regole, perché ci teniamo tutti a far andare bene questi tipi di lanci senza vari casini. In ogni caso vi racconto un attimo la colorway. Sail, quindi non è bianco, è bianco sporco, è il Sail classico. Obsidian, blu scuro, quindi non nero come si può percepire da certe foto, da certe immagini, e University Blue, quindi Carolina Blue, che Carolina in teoria è un pelino più chiaro, qua invece è un pelino più scuro. Fondamentalmente è dedicata a UNC, Tar Heels, quindi North Carolina University, e quindi al titolo di MJ e tutto quello che riguarda MJ e l'Università di North Carolina. Le scarpe ovviamente sono molto molto limitate, la release, ripeto, è in store only, non abbiamo fatto raffle, non abbiamo fatto, come si può dire, lancio online classico. Se le lanciamo online il sito crasha, come tutti i siti del mondo ormai, tranne Sneakers Up forse, però in realtà anche Sneakers Up fa raffle, quindi raffle non ci piace molto e di sicuro fa molto molto casino, anche perché in raffle probabilmente in store ci troveremo 300-400 persone fuori dal negozio che sarebbero assolutamente ingestibili. Quindi noi facciamo camp out, first come first served, e chi prima arriva meglio alloggia, bisogna stare qua, eccetera eccetera. Ripeto, se qualcuno è curioso di sapere queste cose, il mio profilo, stories, diretta di ieri, e veramente sa tutto quello di cui ha bisogno. La scarpa è bellissima, quindi in ogni caso se voi non riuscite a venire qua, ve lo dico anche contro i nostri interessi, cercate di prenderle anche online, non so, trovate un modo per prenderle, perché secondo me sono molto molto belle. Detto questo direi che ci siamo, noi ci rivediamo martedì per il Q&A live, state aggiornati per qualsiasi cosa sulle nostre stories, c'è anche tutto quello che riguarda il camp out di oggi, il lancio di domani, insomma giusto anche per curiosità e se volevate passare. Per il resto direi che abbiamo detto tutto, giusto Frank? Ci siamo? Siamo aperti anche domenica. Giusto, vero, mi dimentico che è da un mesetto scarso che siamo aperti anche la domenica dalle 13 alle 18, tanti di voi sono già venuti, tanti ci hanno ringraziato perché spesso si viene magari nel weekend e magari in coppia, bisogna fare il giro con la ragazza, classico, però il ragazzo vuole sempre passare dalla ball class, magari la domenica eravamo chiusi, adesso ci siamo e quindi potete tranquillamente passare dalle 13 alle 18, noi ci siamo, siamo qua sempre. Sempre locked and loaded, sempre carichi per voi. Grazie mille per il supporto e alla prossima.